È uscito meno 12, il libro in cui lei racconta la sua storia, cioè quello che è successo dopo l'incidente avvenuto nel 2013. Esattamente. Meno 12, edito da Mondadori, sono gli anni che mi mancano e tuttora mi mancano, gli anni di memoria che mi mancano per un trauma cranico con motivo che ho appunto avuto durante l'incidente del 31 maggio del 2013. E di quei 12 anni lei non recupera nulla? No, non ho recuperato ancora nulla, anche perché purtroppo a distanza di 6 mesi, cioè quando si fanno i controlli nei traumi cranici, sono risultate dagli accertamenti radiodiagnostici delle lesioni cerebrali nelle aree nobili del cervello, nella famosa corteccia cerebrale, compatibili con un problema nelle vie proprio della memoria, soprattutto della memoria a lungo termine. Buco nero, ritorno alla vita e guardando al futuro. Sì, Buco Nero, Ritorno al Futuro, è nato 2 volte, Ritorno al Futuro, sono le 3 parti del mio libro che rappresentano proprio 3 fasi abbastanza distinte. Il buco nero è quando io non, mi sentivo veramente un estraneo e cercavo di trasferire tutto quello che era il mondo del 2013-2014, cioè l'adesso, nel mondo del 2001, nel mio mondo, nel mondo che mi era familiare, dove avevo mia mamma che invece avevo scoperto era morta, i miei bambini che invece poi avevo scoperto avere due universitari, il mio mondo, il mio piccolo ospedale, l'ospedale di Crema, il mio essere un papà felice, un marito altrettanto. E questo è il buco nero, quando poi ho capito che invece dovevo accettare il tempo in cui vivevo, e ci è voluto un bel po' di tempo perché sono passati diversi mesi, ecco allora lì sono rinato. E ti è ritornato a E fare sono ritornato il a fare il medico medico, dopo sì, aver fatto il bidello. dopo aver fatto il bidello, perché, e questa è una delle storie, perché il libro mi stanno dicendo in tanti quelli che lo leggono, e ha tante storie insieme, però questa è una storia di ordinaria burocrazia, perché sulla base delle lesioni che io avevo nel cervello mi hanno detto l'unica possibilità che ha uno con questo referto è avere la pensione di invalidità. E chiaramente Lei si è io mi sono ribellato. ribellato e mi sono accreditato, ho ristudiato come un folle per poter ritornare a fare il mio mestiere, il mestiere di medico, e anche, perché no, tornare nel mio ruolo, il ruolo di primario.